pochino di rammarico per il risultato, non per la prestazione, per il risultato sicuramente, forse ai punti avremmo meritato noi per insomma le occasioni, sia il numero delle occasioni che insomma il fatto che fossero abbastanza nitide. Però insomma abbiamo preso un punto contro una squadra di livello, la classifica abbiamo continuato a muoverla, allunghiamo la serie in ogni caso positiva in cui tra l'altro non subiamo gol, quindi adesso testa alla Salernità, alla Ternana, al prossimo impegno, e ormai sono 9 partite, quante sono rimaste? 8, no, 9 partite, saranno tutte tiratissime perché ognuno ha qualcosa in gioco, però se siamo concentrati, se dobbiamo essere molto bravi a recuperare le forze adesso, noi come tutte le squadre, perché gli impegni sono ravvicinati, insomma ogni tanto magari un pochino di stanchezza può affiorare, però ho visto ragazzi che erano rammaricati per il risultato raccolto in relazione alla prestazione, però concentrati insomma. Prima mi hanno chiesto quanti punti avete ipotizzato e via dicendo, io ho detto che matematica era una capra totale, quindi non faccio tabelle. Io penso che l'approccio migliore sia giocare partita dopo partita, ma non è una frase fatta, ci credo veramente. Ogni partita come se fosse l'ultima, superare uno scoglio alla volta e poi vediamo dove arriviamo da questo punto di vista. Oggi ho avuto un incontro col sindaco, è stato molto cortese sia lui che alcuni membri della giunta, ci siamo conosciuti, è stato un incontro molto cordiale. Noi adesso valuteremo una serie di opzioni, abbiamo fatto un ragionamento anche col sindaco, nulla di specifico, però insomma fa piacere vedere che la Salernitana rappresenta qualcosa che ogni comunità della provincia avrebbe il piacere di ospitare. Questo ci onora e ci rende orgogliosi. Il centro sportivo a mio avviso è ineludibile, nel senso va fatto. Io ho avuto modo un pochino di analizzare la cosa, sicuramente potrebbe essere una delle soluzioni, ma ripeto, non è l'unica. L'interlocuzione c'è stata con Giffoni, ma non escludo che ci possa essere anche con altre realtà di comuni limitrofi a Salerno o a Salerno stesso. Insomma, l'importante è che riusciremo da qui a un futuro più o meno lungo a farlo, perché ripeto, è necessario per il settore giovanile. Avere proprio una casa nostra ormai è diventato obbligatorio. Ma io penso sia ormai obbligatorio per ogni squadra. A livello professionistico, io un pochino, voi sapete, sono consigliere di Lega, mi occupo adesso anche di tematiche un pochino più generali rispetto a quella della Salernitana. O si fa così o secondo me è difficile avere una prospettiva nel calcio italiano, soprattutto per le leghe minori, perché anche a livello economico i calciatori ormai devi cercare di farteli in casa. Per farteli in casa devi avere il controllo degli stessi, devi avere delle strutture che ti supportano, devi avere una foresteria in cui poter far stare i giovani, dove farli studiare. È un discorso, ripeto, lungo, però è assolutamente doveroso farlo. Questo adesso, voi come al solito, giustamente dico, accelerate tutto. Io nella mia vita reale, nella mia vita vera, faccio il costruttore, quindi sono tematiche che conosco abbastanza. I passi da fare sono molteplici, individuare l'area, capire a livello urbanistico com'è la situazione, fare un progetto, fare un business plan, insomma non è una cosa semplicissima, bisogna ragionarla molto bene. Però ripeto, l'importante è rendersi conto che è un passo che va fatto assolutamente. Io poi personalmente so che magari in questo non tutti saranno d'accordo, però preferisco prendere un giocatore in meno, però investire nella struttura, perché poi il giocatore viene, dopo 2 anni va via, la struttura rimane, è un patrimonio della società, è un patrimonio in ogni caso della città, perché poi in strutture di un certo livello si aprono anche all'esterno, e quindi io personalmente la vedo in questo modo e penso che la Salernitana farà questo. No.